lì sei uno dei tanti nostri occhi che rischiano quotidianamente la vita. Come la si racconta questa guerra? La si racconta per quello che si riesce a vedere. E non è tantissimo, purtroppo. La propaganda esiste, la propaganda vuole farci vedere soltanto una parte, quella che è più conveniente, e il compito dei giornalisti è proprio quello di cercare di vedere di persona, di vedere il più possibile. Devo dire che in questa guerra c'è tantissima operazione, sono tantissime operazioni, ma fino adesso abbastanza scoperte. Il divario tra chi attacca e chi difende è veramente troppo grande per non poter capire da che parte sta il manico, insomma, chi ha tirato il grilletto. Pensiamo a una città affamata, stretta d'assedio, per 6 giorni consecutivi è stato vietato l'uscita dei civili da Mariupol. Questo è un crimine di guerra, è una cosa disumana, è un metodo di combattere la guerra, è sempre stato, si colpiscono i civili per colpire i comandi militari, e adesso la Russia sta affamando le persone letteralmente. Grazie Andrea.